La nostra associazione è formata da un centinaio di persone, vuol dire Unione Nazionale Cavalieri d'Italia, cioè siamo tra le centinaia di persone, siamo cavalieri insigniti oppure diciamo sostenitori, i quali si danno da fare, sperano, magari riusciamo con tutto quello che fanno, perché logicamente lo scopo è quello di aiutare. Noi abbiamo aiutato anche altri, abbiamo fatto anche nel 2021 proporremo un premio donne di valore, come proporremo ancora anche un premio della bontà, magari poi ne parleremo più diffusamente anche con il Comune se vorranno ancora patrocinare questa nostra attività. Con un piccolissimo gesto, pensiamo che sia una goccia nel mare del bisogno che abbiamo in città e non solo, ma è un gesto per i bambini di Via Demotis e del villaggio San Francesco che possano ricevere un uovo come gesto di serenità, visto quello che hanno vissuto in questi mesi, non solo per la pandemia, ma per la perdita delle case, i primi, e i secondi, perché insomma sono disagiati in modi diversi. L'uovo possa essere così un augurio di Pasqua per essere un po' più felici e un po' più allegri. Appena ho ricevuto la proposta da parte di UNCI, l'ho accolta con molto entusiasmo, perché appunto, come diceva Paolo Virciglio, e diciamo qual è il nucleo, l'idea di UNCI è proprio quella di portare un minimo di serenità a questi bambini che purtroppo, come diceva Virciglio, non hanno più avuto la casa per quelli di Via Demotis, mentre quelli che risiedono a Villaggio San Francesco hanno una situazione di fragilità diversa. Pertanto la consegna dell'uovo diventa un momento di consegna di serenità, di felicità, di spensieratezza per un piccolo momento, proprio per auspicare una ripresa un po' di tutta la situazione generale, che come sappiamo anche quest'anno sarà molto difficile e che soprattutto nei confronti dei bambini ha avuto degli effetti diversi, ma comunque sempre molto importanti e anche alcune volte negativi. Pertanto l'amministrazione ha ritenuto di aderire a questa proposta e subito dopo la conferenza stampa io, il dottor Virciglio e Andrea Salvini della Protezione Civile andremo a consegnare immediatamente le uova, proprio per far sì che prima di Pasqua tutti i bambini abbiano il loro uovo. Un ringraziamento particolare naturalmente a UNCI per questa iniziativa. È una delle tante iniziative che stiamo facendo insieme a livello generale con la città per andare incontro naturalmente alle persone, in questo caso i bambini, che sono quelli che stanno patendo fortemente, forse ancora di più rispetto naturalmente ai loro genitori e agli adulti, il momento, che è un momento sicuramente non molto bello. Un uovo di Pasqua è un augurio poi a tutti gli effetti, quindi per questi bambini che sia e che arrivi un momento più sereno e più bello per quanto riguarda tutta la collettività e principalmente per loro. Volevo approfittare brevissimamente dell'occasione per ringraziare UNCI ovviamente per tutto quello che hanno già detto l'assessore Zucconi e il sindaco Fabrizio Fracassi, ma per ringraziare la Protezione Civile citata dall'assessore Zucconi per quello che ha fatto per Via Demotis, quello che farà anche nei prossimi giorni con la consegna delle uova ai ragazzi di Via Demotis e per tutto quello che ha fatto in questo periodo, perché questa è la fase, speriamo, conclusiva, quella un po' più verso la quale ci si avvia con la consegna delle uova ai bambini, ma non dimentichiamo tutto il lavoro che giustamente è stato riconosciuto anche oggi dalle famiglie di Via Demotis, no? Il lavoro fatto sia dalla Polizia Locale che dalla Protezione Civile. Da che ci siamo insediati, purtroppo, dobbiamo dire, l'abbiamo utilizzata tantissimo e quindi bisogna ringraziare Andrea Salvini che coordina molto bene un gruppo, ricordiamo che è un gruppo di volontari, la Protezione Civile di Pavia è costituita da un gruppo di volontari che si sono dati molto da fare, ottenendo il riconoscimento e facendosi conoscere. Purtroppo la Protezione Civile si fa conoscere soltanto in occasioni particolari e anche drammatiche, però ha assolto sempre bene il suo compito nella fase acuta della pandemia con la distribuzione dei pasti. Oggi distribuisce delle uova pasquali come così un segno di risurrezione, di rinascita, adesso non vorrei essere blasfemo utilizzare dei termini, no? Però speriamo che sia un simbolo di rinascita e di ripartenza per tutti. Il riconoscimento più bello che sia stato fatto era quando venerdì eravamo tutti insieme, e insieme a Salvini, insieme a tutti gli altri ragazzi, insieme ai Vigili del Fuoco, era vedere il sorriso naturalmente delle persone.
Il fatto che si sia fatto un lavoro incredibile, emblematico, ed è stato sottoscritto proprio questa mattina una lettera, questa mattina o ieri mattina, una lettera da parte dei residenti. E finalmente, dopo tanto tempo, e ricordo anche uno di questi proprietari che la mattina era lì che tremava ancora tutto, quando gli si è detto possiamo rientrare, ha avuto una reazione incredibile, sembrava che fosse diventato giovane e via dicendo. Devo dire che la grandissima disponibilità, ci sono fatti naturalmente, hanno fatto un lavoro incredibile, anche molto faticoso, anche perché addirittura abbiamo richiamato magari i primi che erano arrivati, di avete ancora qualcosa naturalmente andare a ritirare, e loro si sono tutti resi disponibili insieme ai Vigili del Fuoco. È stato un lavoro di collaborazione incredibile quello fatto dalla nostra Protezione Civile di Pavia, quindi grazie Salvini, grazie ai ragazzi che erano lì presenti e grazie ai Vigili del Fuoco, perché è stato un coordinamento, un lavoro insieme eccezionale.